Ambala, intanto mi lega un rapporto d'affetto perché è un ragazzo veramente eccezionale. Abbiamo preso, era due ragazzino dal Palermo e mi ricordo per esempio ce l'eravamo portato abbastanza Berlino. Da turista a Berlino della finale, quindi è veramente un ragazzo d'oro. Ed è chiaro che tutti i dirigenti che l'hanno avuto lo vorrebbero avere con sé, però poi subentra la razionalità di costruire una squadra, di avere delle logiche che non vanno di pari passo col sentimento, ma vanno con delle logiche tecnico-tattiche. E purtroppo non c'era la possibilità nella nostra rosa di immaginare un suo inserimento. Non, ripeto, non perché non fosse valido, ma perché il reparto davanti era un reparto a posto, cioè nel senso che avevamo quattro attaccanti e quindi quelli erano e quelli sono. Di conseguenza credo che abbia fatto bene andare alla Roma. Ma in ragione del rapporto di affetto che insomma citavi, è possibile immaginare che insomma le strade di Marotta e di Dybala in futuro si rincontrino di nuovo? Lo so, adesso ha un problema di fortuna, per cui adesso è impegnato nella Roma, è lì con un contratto pluriennale, giusto che faccia la sua corsa. C'è una clausola. Difficile, però, che io vada, no? Difficile che io vada a Roma. Quindi... però c'è una clausola. Sì, 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 però non credo, nel senso che noi, come dicevo, adesso siamo a posto così.